Il matrimonio ha i suoi momenti. Soprattutto per rendere veramente personalizzato l'evento, ci sono alcune canzoni fondamentali che è giusto che siano gli sposi a scegliere. E vediamo quali. Le canzoni fondamentali sono tendenzialmente quattro: l'arrivo degli sposi, l'ingresso in sala, il taglio della torta, l'eventuale primo ballo. Ognuna di queste canzoni rappresenta un momento particolare all'interno della serata ed è giusto quindi dargli una caratterizzazione in base a quelle che sono le esigenze degli sposi, soprattutto che siano delle canzoni significative per loro più che per noi. Poi, se non ce ne sono, potremo essere noi a sceglierle, ma se ci sono, è bene che siano loro. Questi momenti, in ognuno di essi, ci può essere di tutto. Non devono essere per forza canzoni seriose, classiche o romantiche, ma anzi, è bene dare ampio spazio alla creatività e non c'è niente che non ci può stare. Vuoi la musica elettronica, vuoi la dubstep, tutto quello che vuoi ci può star bene fin dal primo momento. L'arrivo, perché magari le persone sono già lì, hanno già iniziato a fare aperitivo, gli sposi sono stati presi prigionieri dai fotografi per fare un po' di foto e poi arrivano penultimi. E allora, accoglierli con un bel brano trionfale di qualunque tipo esso sia è un buon modo per incorniciare il momento. Tanto l'applauso glielo fanno lo stesso, però è comunque una rifinitura che già ti fa iniziare molto bene la serata. Alle volte poi la cena viene fatta in un altro spazio, tutti gli invitati si siedono e gli sposi entrano per ultimi. Anche in quel caso, ad accompagnare l'applauso degli invitati, ci può essere una canzone, può essere di tutto un altro tipo. Può essere l'unico momento della cena in cui si alza un po' il volume, si alza un po' il ritmo, per poi ritornare a creare un sottofondo piacevole. Il taglio della torta va da sé, forse è il momento più romantico di tutta la serata. Dopo la cena, il taglio, poi il brindisi. Lì c'è poi un quarto d'ora nel quale gli invitati sono lì, fanno le foto, poi si gustano la torta, poi lo spumante. Il taglio della torta, di solito, se si deve scegliere una sola canzone, è quella più importante. E poi il primo ballo, dico eventuale, perché non è necessario. Possono essere gli sposi a dare l'avvio alla serata in maniera quasi ufficiale, come fanno quasi sempre gli stranieri che si sposano da noi, però può essere anche un'evoluzione naturale della serata che porta poi le persone a ballare. Se gli sposi si sentono in imbarazzo o non sono portati o non hanno la minima intenzione, non è obbligatorio e anzi è super sbagliato forzarli. È giusto essere noi a creare la situazione dove le persone poi ballano. Certe volte viene chiesto di mettere musica alla cerimonia e in quel caso ci sono altri momenti nel quale vi sarà chiesto di selezionare della musica, sia in ambito civile che religioso. L'eventuale ingresso dello sposo, che magari arriva ad aspettare la sposa all'altare dopo che tutti gli altri hanno preso posto, l'ingresso della sposa, molto importante, il momento delle firme, che è un momento abbastanza lungo, almeno un minuto, nel quale c'è silenzio e ci può star bene un sottofondo dove poi si libera la tensione e magari gli sposi si danno il primo bacio. E poi l'uscita. Ci possono essere altri momenti di sottofondo, ma lì magari ci può stare più qualcosa di strumentale, molto tranquillo. In questi casi possiamo anche evitare la classica marcia nuziale. Anche in situazioni super standardizzate ci sono talmente tante alternative che forse la marcia nuziale di Mendelssohn all'ingresso e la marcia di Wagner all'uscita non sono esattamente le scelte migliori che si possono fare. Però c'è anche chi gradisce così e allora se va bene per loro va bene per tutti. In ogni caso, e poi ne parleremo meglio nei video successivi, è una giornata o serata talmente lunga nel quale c'è spazio per tutti i tipi di musiche che vengono richieste. E allora se vi viene mandata una lista di preferenze, ogni canzone può trovare il suo spazio, o all'aperitivo, o alla cena, o nel dopocena, o sul tardi. E allora cerchiamo di contentare i sposi ovviamente, inserendo ogni musica nel suo giusto spazio. E anche in base alle scelte che vengono fatte per l'ingresso, all'aperitivo, o alla cena, poi ci possiamo regolare per la musica di quella parte, di cui parleremo in modo specifico nei video successivi. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!